L'azione di sciopero aziendale della circumvesuviana di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, della organizzazione sindacale USB, Unione Sindacale di Base, ha fatto registrare a Napoli e in diversi comuni della provincia non pochi disagi. Per i pendolari abituali, abbonati e non abbonati, è stato tanto il disagio, e anche per i decine di gruppi organizzati di turisti, fermi al palo in cerca di altre alternative di spostamento. EAV, attraverso il suo portale internet ufficiale, ha fatto sapere che durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è stata subordinata al numero di lavoratori aderenti alla protesta. Sicurezza dei lavoratori e del servizio, miglioramento e potenziamento dei livelli giornalieri di pulizia, manutenzione e vigilanza, superamento delle penalizzazioni salari d'ingresso dei neoassunti, libero esercizio del diritto di sciopero, incremento delle retribuzioni. Sono tutti questi i temi sul tavolo ormai da troppo incalcolabile tempo, e intanto i pendolari sono esasperati. Dalla sera alla mattina fanno lo sciopero, è incredibile, ma mettete in un manifesto qualcosa almeno 4 giorni prima. La solita vergogna di Napoli, la della Vesuviana. Non è giusto, che ci sono anche tante persone che vengono da fuori, quindi non è proprio giusto. A venire sono venuto bene, poi a tornare non so come farò.